cioè, stanno diventando un po' delle conferenze stampa particolari, nel senso è finita la stagione, sono allenamenti un po' quasi per salutarsi prima delle vacanze, insomma come è stato vivendo questi giorni, anche un po' di festa, visto ieri sera che è stata una bella serata. Sì, ieri sera tutto sommato è andata bene, ci siamo divertiti. Ora siamo qui, insomma, come hai detto tu, per salutarci. Dispiace un po' sempre quando finisce l'anno, perché sappiamo che purtroppo il prossimo anno non potremo essere nuovamente tutti qui. Comunque ci salutiamo. Domani dovremo fare un pranzo qui dopo l'allenamento tutti insieme e poi ognuno tornerà a casa, insomma. Vabbè, la domanda è scontata, la devo fare, me la devo subito, così sai qualcosa, hai avuto No, qualcosa. per ora no, non so ancora niente e da quanto ne so anche gli altri per ora non sanno ancora niente. Ho capito. Per quanto riguarda invece, appunto, pensiamo a questi due allenamenti che restano prima della fine. Ci avete ancora qualche conto in sospeso? Non so, il conto delle partitelle tra le due squadre, come sta andando? Sì, È sì, ancora sì. tutto tirato oppure? Ormai da un mesetto che facciamo delle partitelle dove insomma segniamo sempre chi vince e chi perde e alla fine chi avrà perso più partite dovrà pagare la cena, quindi sono partite molto sentite anche qui in allenamento. È ancora lì lì la situazione, non si è deciso. Sì, solo Messina le vince tutto, non so come fa, vince sempre. Beato Ho lui. capito. Guardandoci anche un po' indietro a quella che è stata la tua stagione, abbiamo detto spesso, credo che con te il bilancio della tua stagione l'abbiamo fatto almeno 10 volte. Però adesso che stiamo arrivando un po' verso la fine, hai cambiato un po' anche quello del tuo giudizio, sei comunque contento, immagino Sì, di sì. reputo la mia stagione positiva e sono contento di aver fatto bene nelle due partite della Pro Scudetto perché alla fine possono essere considerate come un assaggio di Lega Pro e quindi sono contento che il mister, insomma, mi abbia fatto giocare e che io ho sfruttato, insomma, queste due opportunità per mettermi in mostra. E quindi alla fine il bilancio è positivo, la tua, cioè, dal tuo punto di vista tu ti riconfermeresti, hai meritato la No, riconferma. no, no, io non posso dirlo, però ci spero tanto, insomma. Non dico niente perché non sta a me dirlo, e quindi, però io ci spero. Qualche sensazione ce l'hai? Positiva, No, negativa, non, come? no, perché appunto te l'ho detto, non abbiamo ancora parlato di niente, quindi no, non mi posso esprimere, non lo so, non lo so. Però sono contento della mia stagione e spero appunto nella riconferma. Al di là del fatto che avresti magari potuto giocare di più, ti faccio l'ultima domanda. Dove ti senti di dover migliorare anche magari in un'ottica futura? Vuoi mai che l'anno prossimo sia davvero Lega Pro? Dove devi migliorare? Secondo me ho già migliorato un aspetto che è quello del velocizzare la giocata, ma lo devo migliorare ancora e a volte pecco un po' mi metto un po' male col corpo quando ricevo la palla, secondo me, e che per un centrocampista è fondamentale mettersi meglio per vedere prima la giocata. Questo è un aspetto dove vorrei migliorare. In Lega Pro avresti preferenze tra girone A e girone B? Nel caso, che effetto ti farebbe ritrovarti il Livorno di fronte? No, un effetto un po' speciale, per me sarebbe una partita appunto speciale perché tutti i miei amici che vanno allo stadio e da quanto ne so il girone A secondo me è più competitivo rispetto al girone B, e però non ho preferenze, ho detto mi piacerebbe comunque giocare contro il Livorno perché ho fatto tutta la trafila del settore giovanile, conosco tutti, quindi mi piacerebbe. Oggi è arrivata anche la conferma ufficiale del tecnico Apolloni. Quanto è stato importante con voi giovani quest'anno? Secondo me molto, ci ha sempre preso da parte, ci ha parlato sia quando giocavamo che quando non giocavamo, era sempre pronto a darci dei consigli, quindi è stato importante durante l'anno. Posto, grazie.